Beppe Signori, ben trovato. È la prima visita che fai al museo per i 110 anni di storia del Bologna. Che effetto ti fa? Che cosa hai visto in queste sale? Ma c'è un po' tutta la storia del Bologna, quindi è sempre emozionante vedere già anche le maglie dell'epoca, le maglie con cui ho giocato. È un'emozione particolare anche perché è un museo completamente dedicato al Bologna. Io ho avuto la fortuna di giocare per 6 anni per questi colori e quindi è sempre emozionante vedere tante persone, tanti giocatori, l'affetto che mi porto dentro dal 98, da quando sono arrivato, quindi ringrazierò sempre la gente che mi ha aspettato innanzitutto dopo il mio infortunio, ma soprattutto che mi ha fatto nel tempo un enorme piacere vedere tanto affetto nei miei confronti. In questo museo c'è tutta la storia del Bologna, l'hai detto tu, quindi non poteva mancare una tua maglia. L'abbiamo qui, la maglia del 98-99 gialla. Questa è la maglia che ha vinto l'Intertoto, l'ultimo trofeo vinto dal Bologna, ed è una maglia vincente. Ho visto tanti cimeli, tante cose interessanti e anche curiose, perché effettivamente vedere delle maglie del 1920, insomma, è qualcosa di intrigante, e poi riferito poi al Bologna ancora più emozionante. È una bella iniziativa, è stata fatta, è stata curata molto bene, mi piace, sì. Immagino che una full immersion di questo tipo nei colori rosso-blu faccia venire alla mente tanti ricordi degli anni vissuti indossando questa maglia. Ce n'è qualcuno in particolare che vuoi condividere con noi? Beh, i ricordi sono sempre vivi perché effettivamente è stato un periodo bellissimo della mia vita dove mi sono tolte tantissime soddisfazioni e dove abbiamo raggiunto anche dei traguardi importanti, e questo credo anche grazie allo svedese che è appena passato. La semifinale di Coppa UEFA, insomma, è stato l'apice dei risultati di quegli anni, ecco, l'apice dei risultati sportivi, ed è stato, insomma, ed è sempre piacevole ricordare, rivedere anche qualche immagine oppure anche solo parlarne, insomma, che dire, una cosa fantastica.